Siamo? Un attimo. Sì. Ok, siamo qua con Silvia che ci parlerà della sua esperienza piuttosto lunga, diciamo un anno di fruttarismo. Quasi un anno, il microfono più vicino. 11 mesi di fruttarismo al 100% lo scorso anno, sì. Ci parlerà di come è guarita da una patologia che la medicina ufficiale, cosiddetta accademica, reputa non guaribile, non migliorabile, solo fermabile, no? Giusto? Sì, dicevano che dovevo praticamente un po' bloccare gli effetti, però praticamente non avrei potuto guarire. E invece ho assaggiato la guarigione, diciamo così. Il mio percorso, diciamo, è iniziato nel 98 quando sono diventata vegetariana e, per scelta etica, proprio per l'amore verso gli animali e anche per una scelta ecologica contro, insomma, l'inquinamento, l'impatto ambientale degli allevamenti, queste cose qui. E poi niente, andando avanti negli anni, dopo 6 anni sono diventata vegana. E quindi ho eliminato anche prodotti animali, miele, latte, uova e diciamo che già i dolori cominciavano a essere minori. Praticamente fin dall'età di 16 anni, quindi ancora ero onnivora, ho avuto i primi sintomi di artrite reumatoide, quindi mi si infiammavano i legamenti, talloni, poi anche le ginocchia, così, senza averci battuto né niente. Il giorno dopo mi alzavo come un vecchietto, mi facevano male appunto infiammazioni qua e là per il corpo, diciamo. E niente, mi dicevano bastava che prendevo l'antidolorifico, poi ci mettevo quelle creme tipo così per eliminare un po' il dolore, però non mi facevano niente. E diciamo che dopo 6 anni appunto di veganismo i dolori sono continuati a incrementare, infatti ho dovuto anche iniziare a prendere gli antidolorifici più forti. All'inizio prendevo il Mobic, che è un antidolorifico di quelli appunto specifici per questa malattia autoimmunitaria. Poi ho dovuto prendere anche quelli a dosaggio più forte, perché ormai si vede ero assuefatta, diciamo, a quel dosaggio e quindi avevo bisogno di un dosaggio più forte. Purtroppo queste malattie autoimmunitarie pare che non ci sia cura secondo la medicina ufficiale. La malattia autoimmunitaria è quella malattia che praticamente il corpo riconosce alcune parti del proprio corpo come nemiche e quindi le attacca, e appunto mi si infiammavano così appunto i legamenti in questa maniera. Oltre ai legamenti avevo anche, diciamo, un altro tipo di malattia autoimmunitaria che sarebbe la dermatite rosacea. Infatti ecco, praticamente la pelle del viso mi diventava rossa, rosacea, e avevo anche del prurito, poi insomma dovevo sempre prendere e portarmi sempre dietro la crema perché mi si infiammava spesso, si disidratava eccetera, ero schiava della crema praticamente, la crema idratante e protettiva contro il sole, ero molto sensibile al sole. Poi appunto vedendo che i sintomi continuavano a peggiorare, poi avevo anche altri disturbi, insomma cistite, candida eccetera, ho visto su internet che c'erano malattie ancora più gravi della mia, tipo cancro eccetera, per cui le persone, diciamo, un po' più con la mentalità un po' più critica verso la medicina ufficiale, si aprivano verso il crudismo, quindi il veganismo crudo. Allora dissi, ma se loro guariscono, se hanno dei benefici, allora probabilmente ce l'avrò anch'io. E allora mi sono messa su internet, ho cercato e ho iniziato a intraprendere la via del crudismo per qualche mese, però purtroppo la dipendenza dal cotto è molto forte, per cui non è che ho fatto un crudismo molto, insomma, avanzato, diciamo. Però
poi non è neanche che dal punto di vista del gusto non è che mi piaceva neanche tanto, anzi, diciamo che le verdure andavano, diciamo, bene, però dal punto di vista delle noci e dei semi mi davano un po' dei problemi, dei fastidi all'intestino. Per cui poi venni a sapere che esisteva anche il fruttarismo e iniziai a intraprendere il fruttarismo perché anche mi piaceva di più, diciamo, dal punto di vista organolettico. E infatti l'istinto mi diceva bene e iniziai col fruttarismo. Subito dopo 2 mesi di fruttarismo si videro subito i primi benefici. Non ebbi più bisogno di spalmarmi nessuna crema protettiva perché la mia pelle rimaneva tranquilla, senza nessun rossore, senza nessun prurito, senza nessun bruciore. E anche, diciamo, la parte dei legamenti, finalmente non avevo più bisogno della pasticca antidolorifica. E quindi niente, sono andata avanti e sono stata bene almeno per tutto quel periodo in cui sono stata fruttariana al 100% crudista. E quindi niente, ora purtroppo sono dovuta ritornare vegana perché per via dello stress nella società moderna, la società di oggi porta purtroppo un po' fuori dalla via, diciamo, del crudismo. E infatti la riprova del 9 ce l'ho perché, diciamo, dopo 3-4 mesi di veganismo comincio già ad avere i primi, diciamo, le prime avvisaglie, i primi sintomi molto lievi che, insomma, non è che mi portano a consumare quelle medicine, insomma, che prendevo prima. Ne faccio a meno perché riesco un po' a resistere perché sono talmente lievi, insomma, che non c'è bisogno, insomma. Però penso che ora piano piano dovrò sicuramente gradualmente riavvicinarmi al crudismo e gradualmente ritornare al fruttarismo perché è il solo modo in cui stavo bene, ecco, senza problemi di rivolgersi al medico, al reumatologo, eccetera, ecco. Mi ricordo infatti che quando andai dal reumatologo l'ultima volta mi disse che probabilmente si trattava di una spondiloartrite, perché anche loro non sapevano bene, dopo un sacco di esami che mi avevano fatto, di cosa soffrivo, e quindi non mi potevano dare, non mi potevano assegnare una cura secondo loro mirata, ecco, perché in quel caso lì si andrebbe per cortisonici. E io, essendo anche vegana, insomma, non me la sento di prendere veleni tipo questi cortisonici, che poi tra l'altro c'è anche il fatto etico che questi medicinali vengono testati sugli animali, per cui appunto non c'è né sicurezza che uno guarisce e soprattutto si fanno soffrire altri esseri viventi che non hanno colpa delle nostre abitudini sbagliate, ecco. E quindi bisognerebbe appunto che questo tipo di sistema si allargasse un po', diciamo, a tutti, perché più o meno penso che tutti abbiamo qualche noia dovuta ai cibi cotti, chi più chi meno soffre di qualcosa. Invece di andare dal medico bisognerebbe essere medici di noi stessi e l'unica maniera appunto è ritornare alla vita semplice, al cibo che ci dà direttamente la natura, non a un cibo prefatto, elaborato, impastato, cotto, in qualche maniera, insomma, elaborato. Ho visto che vivendo in maniera semplice con la frutta, insomma, si guarisce da patologie che secondo la medicina ufficiale sono inguaribili. E invece non, appunto, non è vero tutto ciò. Probabilmente
se avessi iniziato anche prima probabilmente sarebbe stato anche meglio, invece di soffrire altri anni, insomma, inutilmente andare... Sono stata visitata da una miriade di dottori, ma non c'è stato verso, insomma, di risolvere niente. Anzi, mi hanno dato quelle pasticche antidolorifiche che fanno bene lì per lì, e poi dopo ti scassano da un'altra parte, così. Non so, avete delle domande? Non so, dal punto etico io ad esempio mi trovavo bene anche con la frutta, perché appunto la frutta ci viene regalata direttamente dall'albero, invece anche la verdura sembrerebbe eticamente giusto, però viene comunque tagliata, no? Quando uno mangia l'insalata viene tagliata la pianta. E quindi sì, sembra una cosa un po' estremista, però purtroppo è così, anche dentro le piante c'è un po', c'è la vita. Invece se l'albero ci dona direttamente il frutto, ecco, anche dal punto di vista etico mi sentivo più completa, ecco perché tendo a ritornare verso quel tipo di stile di vita. Allora, uno schema alimentare da seguire sarebbe questo, il menù giornaliero. La mattina, come primo pasto, se bisogna vedere un po' se uno c'ha fame o no. Se uno c'ha fame, allora mangia una mela. Se non c'ha fame, allora è meglio che aspetta. E insomma, quando c'ha fame mangia questa mela, però non è necessario mangiarla subito appena uno si sveglia, insomma, non come ci dicono nelle pubblicità, appena ti svegli devi mangiare subito perché se no chissà che succede. No, meglio aspettare che insomma il fisico lo richiede. Come primo pasto la mela, una mela praticamente è meglio mangiarla a morsi, perché appunto più semplici uno è, e meglio è, praticamente a morsi con tutta la buccia, naturalmente biologica e di qualità rossa. La Stark pare che sia quella più ricca di nutrienti che servono. E poi come secondo pasto uno va sulla frutta dolce, quindi dipende un po' dalla stagione, anche le mele, le pere, il melone, poi c'è d'estate, c'è anche insomma, poi c'è albicocche, pesche, uva, insomma tutta la frutta dolce, diciamo, quella arboricola, anche le fragole volendo, sì. E poi dopo come terzo pasto, come cena, allora si va sulla frutta ortaggio. La frutta ortaggio è praticamente quella tipo lo zucchino, poi c'è il peperone, la zucca, poi ci abbiamo insomma pomodoro, queste sempre frutta che insomma proviene da vegetali, insomma. E poi c'è anche la frutta grassa per cena, e sarebbe praticamente l'avocado. L'avocado è un frutto molto importante per i fruttariani, perché contiene più, addirittura più calcio che nel formaggio addirittura. E in più contiene grassi, è il frutto più grasso insomma di tutti i frutti. E poi per esempio anche l'olive e l'olio extravergine d'oliva, magari è meglio quello denocciolato, cioè ottenuto dalla sola polpa dell'olive, perché di solito quello che noi usiamo e che si trova comunemente negli scaffali, insomma, così dei negozi, è olio extravergine tritato con tutto il seme. Quindi non sarebbe fruttariano, no? Perché viene praticamente utilizzato anche il seme, e quindi è polpa più seme. Invece il denocciolato è solo polpa, perché appunto il fruttariano fa molta attenzione a non usare, a non consumare la frutta secca, quella che si dice frutta secca, le noci, i semi, le mandorle, le nocciole. Quella non è cibo per fruttariani. Quello è per crudisti, crudisti vegani sì, perché appunto mangiando i semi uno
uccide, uccide, perché i semi sono i bambini delle, praticamente delle piante, e pare che proprio facciano male, sono molto ricchi appunto perché è la vita dentro, quindi sono molto ricchi di sostanze che a noi non ci fanno bene, ecco, sono per gli scoiattoli, ecco, gli scoiattoli hanno, diciamo, la fisiologia per poter digerire i semi, le noci, queste cose qui, ma noi no, l'essere umano c'ha una fisiologia da fruttariano, ecco, non è come lo scoiattolo, anche dalla, dalla fisiologia esterna si vede che noi non, cioè noi non potremo addentare una noce, no, perché ci rompiamo i denti, invece diciamo gli scoiattoli ad esempio hanno la dentatura apposta per mangiare le noci, ecco. E, sì. Poi appunto sì, la cena, no? Frutta grassa e frutta ortaggio. E poi per finire uno può prendere una banana o una mela, ecco, come ultimo frutto della giornata. Poi durante il giorno è consigliabile mangiare altre mele. Le mele sono molto importanti per la dieta, l'alimentazione fruttariana, perché appunto c'è questo equilibrio, questo bilanciamento da dover diciamo un po' mantenere tra frutta acidificante e frutta alcalinizzante. Qui nella chiavetta, che purtroppo non c'è il computer, però insomma avevo fatto un po', avevo utilizzato il modello un po' come nelle religioni orientali, no? Cioè lo yin e lo yang, praticamente tra il bianco e il nero, l'acido e l'alcalino, cioè anche diciamo nel fruttarismo si può prefigurare una cosa del genere, e in mezzo c'è la mela. Perché? Perché allora la frutta quella alcalinizzante praticamente dà, diciamo, la massa, la frutta invece acidificante toglie massa, quindi tende un po' a pulire, a mandare via i nutrienti, a diminuire la massa. E in mezzo appunto c'è la mela che tende, diciamo, a tenere neutro il pH del sangue, perché infatti hanno visto, insomma, attraverso esperimenti, l'ho visto pure io, che in una giornata ad esempio se uno mangia solo mele il pH del sangue rimane a 7,4, quindi né si dimagrisce né si aumenta di massa. Ad esempio invece con l'avocado si aumenta di massa perché è un frutto grasso, la frutta invece quella che fa più dimagrire, diciamo, è quella leggermente acidificante, sarebbe la frutta dolce. E appunto uno deve cercare di equilibrare tra la frutta acidificante e la frutta alcalina, perché se uno per esempio mangia solo frutta acidificante, frutta dolce, rischia di dimagrire troppo velocemente, e quindi ecco, è meglio rimanere su più bilanciati. Purtroppo però poi esistono altri fattori che la società moderna contribuisce ad acidificare il sangue, anche nonostante che uno mangia avocado e zuffuno, quindi è proprio una questione che uno dovrebbe avere una vita, diciamo, tranquilla, vivere diciamo anche più maggiormente in natura, magari anche se uno vive in città sarebbe diciamo abbastanza consigliabile che vada insomma in natura spesso, in maniera che anche psicologicamente rimane abbastanza sereno, e così il sangue rimane abbastanza sull'alcalino più che sull'acidificante, ecco. Purtroppo è un fattore quello psicologico, anche dovuto forse anche sì, allo stress, al modo di vita un po' errato della società a cui insomma siamo tutti i giorni, insomma siamo immersi in questa società, per cui dobbiamo un po' trovare il sistema di vivere in maniera più che
si può a contatto con la natura, ecco, senza tanto discostarsi dalla natura, perché prima o poi la natura si fa sentire su, diciamo, sul fisicamente, sul fisico per forza, prima o poi. E praticamente uno mangiando frutta è come se mettesse del carburante per cui è costruito. Per esempio, se noi mettiamo della benzina in un motore a diesel, prima, cioè va, per andare va, però prima o poi si scassa. E così è un po' il corpo umano. Uno va avanti, poi piano piano può essere che qualcosa... Comunque è stato visto che parecchio, insomma, l'uomo poteva vivere anche molto di più a lungo se fosse insomma, rimasto su una dieta semplice, cruda, sul fruttarismo, ecco, a posto. Più o meno è questo. Qualche domanda? Sì, quello è il problema. Che... Ripeti la domanda perché io lei non la sento. Ripeti la domanda perché lei io non la sento. Sì, ma ha chiesto con le proteine se la sola frutta può bastare, insomma. Questo è un problema, diciamo, che praticamente si può ovviare appunto attraverso l'avocado. Uno deve cercare di, appunto, specialmente nei primi tempi, di mangiare molto avocado e molta frutta alcalinizzante. E poi anche la mela con tutta la buccia, ecco, anche la frutta tutta con la buccia, insomma, quella che si può mangiare è meglio e consigliabile con tutta la frutta, sì, con tutta la buccia, perché le proteine si trovano sulla buccia, un po' lo dicono, no? Anche in televisione, no? Che è meglio mangiare la frutta con tutta la buccia, perché sulla buccia si raccolgono le migliori sostanze, tra cui anche le proteine. Comunque l'avocado è un ottimo aiuto per questo. Poi uno, insomma, con l'esperienza si diverte anche in cucina. Ci sono diverse, anche in rete o anche su dei libri si trovano delle ricette proprio fruttariane, che ne so, se uno vuole cambiare la domenica può inventarsi diversi piatti fruttariani, crudisti. Ad esempio c'è un attrezzetto che fa gli spaghetti crudisti vegetali, non so se l'avete mai sentito dire, praticamente da una zucchina diventa tutti spaghetti, praticamente diventano tutti spaghetti, oppure anche con la zucca, insomma, si possono creare delle ricette gustose particolarmente, insomma, uno si può dilettare a domenica anche in questa maniera. È una novità, ecco, è un ambiente un po' sperimentale che uno piano piano ci si deve addentrare gradatamente, perché non è che si può partire in prima e andare in quinta direttamente, no, uno fa la prima, la seconda, la terza, la quarta, poi ti si apre un mondo perché appunto è una cosa nuova. E certo, io non lo so, ho fatto questa esperienza di 11 mesi di fruttarismo al 100% e devo dire che effettivamente i primi 6 mesi sono andati proprio meravigliosamente bene. Poi uno deve sentire il proprio corpo tutti i sintomi, perché i sintomi sono molto, insomma, bisogna sentire il proprio corpo. Se uno vede che non ce la fa più, io penso che deve fare un passetto indietro, proprio perché se uno tira troppo è come lo yin e lo yang, e poi alla fine ritorni indietro come un elastico, no? E dopo è peggio. Conviene fare un passettino indietro per poi andare avanti, però progressivamente verso uno stile di vita e alimentare più semplice possibile e appunto fruttariano, quindi con pasti semplici, pasti a base di frutta, meno elaborati possibili, senza cuocere, niente, così. Io addirittura avevo anche, insomma, ce l'ho tuttora, ogni tanto mi faccio, che ne so, le pizzette fruttariane, che ne so, ad esempio con le melanzane, che è un frutto, la melanzana, praticamente faccio l'essicco a fette, invece che metterla sulla griglia,
no? Le melanzane grigliare, la faccio essiccata. E una volta essiccata, allora ci posso mettere il pomodoro sopra con un po' d'olio, diventa tipo una pizzetta, una bruschetta fruttariana. E appunto, poi che ne so, ci sono anche, che ne so, si possono essiccare anche le mele, si possono essiccare diversa frutta se uno vuole cambiare ogni tanto. E la frutta, quella essiccata, diciamo che c'è la proprietà che è un po' più concentrata, quindi anche quella bisogna andarci un po' piano, perché tende sì a nutrire, però tende ad acidificare un po' il sangue, e allora c'è il rischio che vengano dei sintomi, insomma, non troppo buoni. È meglio stare sulla frutta fresca, quella meno tagliata possibile, se anche a morsi anche meglio. Insomma, la regola è questa, stare sul semplice, senza tanti, insomma, senza tante elaborazioni. C'è qualche altra domanda, curiosità, non lo so. La vitamina B12. Ha chiesto della vitamina B12, giusto? La vitamina B12, io ho fatto l'analisi del sangue dopo 6 mesi e ce l'avevo nei range. Quindi appunto quello che mi... perché io non sono un medico, quindi comunque mi sono attenuta un po' a consigli degli altri fruttariani più avanti di me, e appunto basta mangiare la frutta biologica, meglio dall'albero direttamente, senza neanche lavarla troppo. Sembra una cosa un po' strana, perché proprio sono, dipende da batteri, appunto, che si aprono. Sì, sembra che la B12 deriva da un batterio, quindi dove la troviamo? Sulla buccia della frutta. Non la trovi né nella carne né da nessuna altra parte, solo sulla frutta. Vi posso far vedere anche l'analisi del sangue? Siete qua, se puoi fare vedere. Sono livelli e. Praticamente sono perfette. Sì, c'avevo. Cioè, sei qua. C'è qualche medico che vuol vederle, lei le ha fatte nel periodo in cui era fruttariana 100%, quindi... Comunque se c'è qualcuno che vuol fare interventi dal pubblico a integrazione, cioè, so che nel pubblico ci sono un po' di tendenti fruttariani... Vieni insieme. Falle vedere alla videocamera, falle vedere alla videocamera. Fai vedere il range della B12, ovviamente la leucocitosi lì il range è più basso perché in base alla medicina accademica non scientifica, noi dovremmo essere pieni di globuli bianchi, che sono i nostri soldatini, che devono stare lì con gli scudi alzati. Anche il noi dovremmo avere pochi globuli bianchi in giro, se stiamo sani, perché se abbiamo i soldatini in guerra vuol dire che c'è la guerra, quindi però, a parte la leucocitosi tutto il resto è perfetto, no? Cioè, neanche un vegetariano potrebbe avere nasi del sangue così, no? Se qualcuno vuole fare le ancora domande, integrazioni... Non dovresti sganciarlo. Gaetano, vuoi fare una domanda? Se un attimo, la videocamera dovresti toglierla, se no non... è qua, ok. Dipende pure lei che fa vedere l'analisi. Sì, questa è una roba test. Tendente, 75%. E l'altro mangia un po' di semi, un po' di videocamera. Vorrei un attimo però, per il beneficio della videocamera, leggere la parte più importanti. Tipo calcio ce l'hai a 9,5, il range qua è messo tra 8,6 e 10,6 e stai pienamente nel mezzo. Vitamina B12, range 197,866 e lei stava a 2,96. Folato, che è un altro di quei parametri con cui rompono le palle i medici ai vegani, figuriamoci un fruttariano, folato range 3,1, 17,5 range, lei sta a 16,3, stava a 16,3. E...
Ecco, ovviamente i leucociti, che sarebbero i globuli bianchi, cioè i famosi soldatini che vanno in guerra e che chiunque mangia cibo cotto ha in sovrabbondanza, qua è messo un range tra 4 e 10, ovviamente è un range inventato dai medici che non sanno nulla di scienza di alimentazione, non sanno nulla di anatomia comparata. Lei nel periodo fruttariano aveva 3.7, che secondo me è già un po' alto, perché magari, che ne so, ha mangiato qualche frutto cotto, per dire, no? Tipo qualche fruttortaggio, magari non si fa la zucchina cotta, è un frutto. Però lì scattano i globuli bianchi. Se magari tu vuoi fare un intervento in interazione? No, non fare il timido, che io lo so che tu sei un fruttariano, eh? Com'è? Vuoi chiudere l'intervento allora? Sì, ho fatto. Sì, se qualcuno vuol fare delle domande o... Lì c'è un signore, vuol fare una domanda? No? Vabbè, posso dire che magari, ecco... Vieni qua, sennò la telecamera l'abbiamo impallata e sarà venuta un po' impallata tutto l'ultimo minuto. Posso dire una cosa, sono fortunata perché appunto se sono qui a parlare di fruttarismo è anche per merito del mio babbo qui in sala, che fin dagli anni 80 ha iniziato, diciamo... 70. Sì, anni 70, ora ero piccolina, non lo ricordo, ha iniziato un po' col vegetarismo. Tra l'altro... diciamo un po' per l'amore per gli animali come prima cosa e poi perché anche per il lavoro che faceva, perché lui era delegato sanitario e praticamente andava dentro i macelli e i mattatoi a fare la abitabilità, per cui ecco, ho visto tutto ciò che è dentro quei luoghi e mi ricordo, ero piccolino, aveva iniziato di già col vegetarismo che a quell'epoca era insomma pionieristico, specialmente in una cittadina di provincia come Pontedera, in provincia di Pisa, dove erano molto cicciai e ha sofferto parecchio anche nell'ambiente suo lavorativo perché appunto era guardato in maniera un po' strana ed è approdato all'igienismo naturale così per caso, perché diceva stava facendo una ricerca sull'igiene, siccome lui tendeva verso la natura praticamente incappò nell'igienismo naturale e da lì iniziò il suo percorso, ha fatto anche, insomma, mi parlava già da quell'epoca del fruttarismo e quindi appunto ha permesso a me di poter guarire insomma da questa malattia, perché mi ha sempre sostenuto, diciamo così. Vabbè, io concludo qua. Se avete qualcosa da chiedermi, non lo so. 5, 4. Ah, quanti no, diciamo che tuo padre è vegano. Mi state impallando la videocamera, vabbè che voi non vedete un cazzo, ma va tutto su YouTube. No, scherzo. No, è vegano, cioè se lo vuoi riprendere sta benissimo. Mi sembra che come vegano da 20 anni. So che è anche sportivo, no? Sono sportivo nel senso che solevo la legna eccetera con tranquillità, sì, ho fatto certi lavori e diciamo che pure lui l'altro anno ha iniziato un po' col crudismo, infatti era dimagrito anche lui, sì, attraverso, sì, lui legge Shelton, leggeva Shelton, poi lui legge un po' di tutto e allora mi ha trasmesso anche un po' a me. Però comunque anche l'altro anno che io facevo il fruttarismo lui era, diciamo, quasi fruttariano pure lui all'80%. Fruttortaggio, frutta dolce e poi sì, patata al vapore, è quello. Vogliamo ricordare anche il beneficio di chi ci segue da casa che la fruttortaggio è un frutto, è al pari della frutta zuccherina, è uguale, solo che la frutta zuccherina è incrociata per essere ultra zuccherina perché deve essere venduta, tutta a parte la mela Stark, la quale ha un numero talmente alto di antiossidanti, qua ci sono delle donne che sapranno cosa sono gli anti-age, la mela Stark ha un numero talmente alto di antiossidanti che ci vorrebbero 2600 kg per fare il numero di antiossidanti da Stark, stanno sotto la buccia, quindi non dovete togliere la buccia dalla Stark. Tra l'altro la Stark so di chi la usa anche come crema, che si viene mangiata il torso, viene usato anche come crema per le mani o per gli infortuni e so che funziona. So di qualcuno che si è fatto male al ginocchio, ha usato la Stark
Funziona, probabilmente la teoria è che se le cellule della STARC sono ottime dentro il corpo, saranno ottime anche fuori dal corpo. C'è questa sintonia fra l'essere umano e la mela STARC. Trovando la frutta ortaggio, zucca, zucchini, fagiolini, cetrioli, sono frutti. Sono frutti solo che, avendo molto meno glucosio all'interno, sono alcalinizzanti. E quindi, siccome l'essere umano è in acidosi dalla nascita, quindi dal ventre materno quasi, anche se in realtà il ventre materno probabilmente è la donna che è in acidosi perché il bambino viene preservato e tutte le riserve alcaline della donna vanno a preservare il bambino, e probabilmente la donna inizia l'osteoporosi con la gravidanza. Tutte le donne che sono maniache dei latticini, degli yogurt, prima o poi vanno in osteoporosi, ma quelle l'acidosi, l'acidosi alimentare. Quindi più frutta ortaggio mangiate e più evitate l'acidosi. E l'avocado, che è il più alcalinizzante dei frutti. Ad avere il calcio anche proprietà antivirali. Ho letto ultimamente proprio una notizia che c'ha proprietà antivirali, quindi la stanno insomma studiando, speriamo insomma in maniera buona. Studiando. Buono sì, ci si fa anche la maionese. Anche perché, come dice un allievo di Delia, non si può passare da tossine 1000 a tossine 0. Quindi non si può passare da proteine 1000 a proteine 0, l'avocado ha un po' di proteine in più degli altri frutti, ed è presente che nel latte materno le proteine che sono presenti nel latte materno sono quasi 0, cioè nel picco massimo arriva al 2% e poi scende verso lo 0, 0,50, 0,20. La mela ha lo 0,20 di proteine, cioè come latte materno. La mela è l'alimento più simile al latte materno, perché è 85% acqua, ha lo stesso numero di proteine, è fatta a corpuscoli solidi nella sostanza. Comunque, quando mettete una mela state bevendo, perché quando introducete in bocca l'85% acqua state bevendo, non state mangiando. Quindi conosciamo fruttariani che sono al 90% fruttariano, 100% non bevono mai mangiandosi la frutta. Tra l'altro l'acqua non è un alimento dell'uomo, le scimmie fruttariane non bevono mai. E se nessuno vuole fare un intervento di finale, lì c'è un signore, no? La nostra amica con la videocamera vuole fare un intervento? No? Che lei è fruttariana al 70%. Nostro amico vegano quasi crudista? No? Tu vuoi dire qualcosa in chiusura? Go fruit? Ci possiamo emancipare dai banchieri con la frutta? L'ultima domanda? No, per ora stop. No, dico, col fruttarismo i banchieri avrebbero ben poco da schiavizzare, no? Che dici? Sì, deve avere un terreno e poter, insomma, anche con la sussufficienza, insomma, con la frutta si può benissimo vivere, insomma, piano piano. Un frutteto, sì, può andare, sì, sì. Penso che i banchieri ci avrebbero un bel da fa, vai. Sì, sì, perfetto. Bene, chiudiamo col fatto che poi c'è gente che non lavora, magari ha un frutteto e i loro amici gli dicono: ma scusa, come mangi, dove dormi? Mangio il frutteto, dormo sull'erba frutteto se fa caldo, se no ci sarà un riparo. Poi anche l'aria buona, insomma, fa bene, quindi è meglio avere un terreno proprio frutteto, poter vivere insomma proprio la sufficienza, ecco, senza essere schiavi appunto dei centri commerciali, eccetera, in maniera più genuina, quindi un po' senza essere schiavi appunto delle banche, eccetera. Grazie a Silvia Fruit, che su Facebook è Silvia Fruit. Grazie mille, ciao. Grazie.